Il boss del clan dei Casalesi, Francesco Schiavone, conosciuto come Sandokan, si è pentito. Quando ho ricevuto questa notizia, in me hanno iniziato a muoversi sentimenti contrastanti. Da un lato, è finita, cioè no? Dopo quasi 18 anni di scorta, anni di contrasto col clan, che il vertice sembri pronto a firmare la resa, mi fa pensare che forse potrò tornare libero. Forse le cose per me stanno iniziando a poter avere un'altra strada. Dall'altro tutt'altro. Il clan dei Casalesi è una diarchia a due capi, Schiavone e Bidognetti. E poi, d'improvviso, si sono affollate tutte le immagini di questi 20 anni, di omicidi, di processi, di appalti, anni e anni di dominio dell'economia, della politica, dei campi agricoli, del ciclo dei rifiuti. Un capo, il vertice dell'organizzazione che decide di collaborare, di svelare quello che sa. È il momento davvero per sconfiggerli? Davvero è finita? È una resa del clan? Temo che non sia così. Il potere che ha gestito Francesco Schiavone, Sandokan, è immenso. Il suo soprannome, Sandokan, datogli per la sua somiglianza con l'attore che interpretava una delle fiction più viste della storia italiana, Sandokan. L'attore era Kabir Bedi. Quel soprannome lo rende famoso alle cronache di tutta Italia. I soprannomi dei suoi alleati o rivali erano declinati più sul territorio locale: Cicciotte Mezzanotte, o Graunar, o Rousseau. Sandokan è immediatamente riconoscibile. Nessun boss può darsi il soprannome da solo, o lo eredita dalla famiglia, o gli viene dato da ragazzino, da bambino. Quindi Sandokan non decide, Schiavone, di avere questo soprannome, ma gli piace. Tant'è vero che conserverà per tutta la vita questa barba che lo rende sempre più simile a Kabir Bedi. Studia medicina senza mai arrivare alla laurea. È figlio di un imprenditore agricolo, quindi hanno bufale, hanno terreni, hanno vigne. Non nasce in povertà. Negli anni 80 Francesco Schiavone è già parte di una delle organizzazioni maggiormente in ascesa del crimine in Occidente, il clan dei Casalesi, governato dal boss di San Cipriano d'Aversa, Antonio Bardellino, che è il vero capo, l'uomo che lo alleva, il boss che mette nuovo codice dentro l'organizzazione criminale campana. Antonio Bardellino, l'individuo di maggiore carisma che la Camorra abbia mai prodotto, e alla sua ombra Francesco Schiavone cresce. È da lui che apprende che l'obiettivo primo non è il narcotraffico. L'obiettivo primo delle organizzazioni deve essere il ciclo del cemento. Poi il sistema estorsivo deve essere un sistema estorsivo in grado di proteggere le imprese, non solo di essere una tassa. In breve, se tu paghi l'estorsione, devi avere delle garanzie. Non solo che qualcuno non rapini il tuo negozio o la tua impresa. Deve essere una partecipazione a un'organizzazione e quindi avrai dei vantaggi con gli appalti, dei vantaggi nei rapporti con i politici. Insomma, deve esserci una corsa all'estorsione, come una partecipazione. E allo stesso modo la possibilità di gestire la distribuzione generi alimentari, la distribuzione della benzina. Insomma, un gruppo criminale articolato in grado di essere sempre e soprattutto imprenditoriale. Questo Schiavone impara da Antonio Bardellino. E poi ci sono gli omicidi, e poi c'è la guerra con l'ANCO, la nuova camorra organizzata. Sandokan sa sparare, Sandokan spara, Sandokan è in grado di gestire imprese e in grado di uccidere. Questi sono i talenti che nel mondo criminale fanno sì che un individuo non sia solo colletto bianco o killer, ma capo. E poi accade il punto di svolta, l'anno esatto in cui Francesco Schiavone decide di diventare il capo assoluto, non ci riuscirà mai completamente, del clan dei Casalesi. Ha un unico rivale, il suo maestro, il suo padrino, Antonio Bardellino, che nel 1988 verrà ucciso, forse verrà ucciso, in Brasile. Il suo corpo non è mai stato trovato e diversi indizi ci dicono che invece ci fu un accordo per sparire. Chissà se mai lo sapremo. E come si arriva alla morte o alla defenestrazione di Antonio Bardellino? Beh, con una strategia tutta costruita da Sandokan Schiavone. Si presenta da Mario Iovine, in quel momento il vice di Antonio Bardellino. Marittiello è una figura carismatica importante che Sandokan vede comunque come un rivale per l'ascesa al vertice del clan, ma in quel momento è un alleato. Va da Mario Iovine e gli dicono che Don Antonio Bardellino è molto inquietato da suo fratello, che lo considerano un casermiere, cioè un uomo che frequenta caserme dei carabinieri.
disinformazioni. E che questa cosa non va bene. Allo stesso tempo vanno da Bardellino e dicono: abbiamo le prove. Il fratello di Marittiello Iovine è casermiere, parla con i carabinieri gli fanno le perquisizioni, lui non è camorrista, è fratello di camorrista, e quindi ha fastidio che la sua attività, aveva azienda di mobili, è continuamente ammorbata da perquisizioni, da monitoraggi, e quindi ogni tanto, per evitare, passa delle informazioni. E così Bardellino convoca Mario Iovine. E in qualche misura, questo ce lo raccontano diversi pentiti, ci sono diverse versioni su questo, e in qualche misura Bardellino dà un out-out. Se non elimini tuo fratello farà eliminare te, cioè perderai credibilità ai miei occhi e agli occhi di tutti. Un'altra versione dirà che invece non verrà mai convocato Mario Iovine, gliel'ammazzano e basta. Quindi sia che Iovine abbia accettato, sia che invece abbia subito l'eliminazione di suo fratello, il fratello di Marittiello viene assassinato. E qui la strategia di Schiavone, un'altra volta, risulta vincente. Si presenta da Mario Iovine e portando delle prove con i suoi contatti, individui che riportano voci, dice: visto? Non ha mai parlato con i carabinieri, non c'è nessuna denuncia, non c'è nessun verbale. Antonio Bardellino è stato mal consigliato, chissà che interesse aveva. Tuo fratello era innocente, deve pagare per quello che ha fatto. Don Antonio se ne sta in Sud America, se ne sta in Repubblica Dominicana, se ne sta in Brasile con altra famiglia. E qui chi ci lascia? Qui chi comanda? Siamo noi a comandare. E allora Iovine prende e parte per il Brasile. Con una scusa lo incontra e, secondo una versione, mentre sta parlando con Don Antonio, con uno strumento da giardinaggio, una sorta di falcetto per tagliare le siepi, alcuni invece dicono con un martello che aveva trovato nel sottoscala, uccide Don Antonio Bardellino. Il suo corpo non sarà mai trovato. Da qui la leggenda, sempre meno leggenda, che Don Antonio non sia mai stato ucciso, che Iovine sia andato lì a trattare. E cioè, facci ammazzare i tuoi parenti a Casal di Principe, così che il segmento del tuo potere sia schiacciato e tu avrai la vita libera in Sud America, non più in connessione con la Camorra, non più cercato da nessuno. Chissà se sia vero. Ma torniamo a noi. Quando Mario Iovine è lì in Brasile, chiama Casal di Principe per dire che è stato ammazzato. Sandokan convoca il nipote, che era il viceré o destinato a essere viceré, il facente funzione in Campania della famiglia Bardellino, pari De Salzino. Lo convocano dicendo che suo zio ha necessità di parlare telefono con lui, non c'erano i cellulari, stiamo parlando appunto della fine degli anni Ottanta. Arriva Salzillo, trova tutto il clan pronto ad ascoltare le direttive di suo zio, e invece, mentre stanno per mangiare, la corda usata per tenere un provolone appeso al tetto viene usata per strangolarlo. E chi è presente dirà che Salzillo, quando capisce che è finita, non tenta neanche resistenza, si lascia strangolare. Sandokan a quel punto è il secondo in gerarchia. C'era Antonio Bardellino, Mario Iovine, Salzillo, e poi arrivava lui. A quel punto Salzillo è morto, Bardellino è morto, ci sono solo Mario Iovine e lui. Mario Iovine è convinto di poter costruire insieme il nuovo clan. E qui arriva un colpo di fortuna. Gli eredi di Antonio Bardellino, quelli che si considerano tali, decidono di proteggere quella che era stata la linea gerarchica di Don Antonio, vendicando Bardellino, uccidendo Mario Iovine a Cascais, in Portogallo. Questo colpo di fortuna, che non si aspettava Sandokan, lo porta ai vertici. La storia sarebbe lunga, le vicende infinite. Quello che va raccontato è che Schiavone ha ben presente di essere un imprenditore armato. Il segmento del narcotraffico lo fa svolgere fuori dalle sue terre. All'inizio ha anche un atteggiamento razzista verso l'arrivo dei migranti. Dall'ordine di contrastare, di uccidere i migranti che stanno iniziando ad arrivare a Villa Literno, a Castelvolturno, a Casal di Principe. Poi capisce che da loro si può guadagnare e ne gestisce la filiera dello sfruttamento nelle piantagioni di pomodori. E poi la politica. Pensate che il clan dei Castellesi ha sempre gestito un rapporto con la politica molto stretto. Quando litigano con la Democrazia Cristiana, vedono che si è candidato nelle file del Partito Liberale, che prendeva l'1%, l'avvocato Martucci, che era stato l'avvocato di Raffaele Cutolo, un loro nemico, ma anche del clan dei Casalesi. Prenderà il 30% dei voti. Questo accadeva nel 1992. Questo solo per dirvi che stiamo parlando di una figura apicale, con un profilo criminale particolarissimo, non solo un sanguinario, non solo un imprenditore. Un uomo dalle forti abilità politiche che l'11 luglio del 1998, io avevo 19 anni e ricordo benissimo questo momento, viene arrestato nella sua villa bunker a Casal di Principe, a via Salerno. Viveva normalmente, anche se era ricercato come latitante, governava, e una squadra
di poliziotti, ho dovuto fingere per settimane di essere operai mandati da Roma per gestire reti fognarie che non potevano essere affrontate da operai locali. E quindi dopo un po' i cittadini, i pali, si abituano a quei volti. Sono solo operai. E invece erano poliziotti che stavano monitorando l'ingresso e l'uscita dalla villa. E quel giorno di luglio lo vedono entrare, sono sicuri. Scatta il blitz, entrano un'ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore, 5 ore, dopo 6 ore non trovano niente. Niente. A un certo punto, dopo aver battuto con i calci tutte le pareti, non ci sono intercapedini, tutto in cemento armato, non ci sono nascondigli, ma nell'aia c'è qualcosa. Ci sono come degli sfiatatoi, dei tubi. Sembrano i tubi del gas, banali tubature per lo spazio antistante la villa. E viene l'idea. Sparate lacrimogeni lì dentro, se sono solo tubi. E invece sento urlare da sottoterra. Smettetela, esco, ci sono le bambine. Ebbene, quei tubi sono stati l'unico indizio a raccontare che serviva aria per un sottoterra inaccessibile. Inaccessibile perché, come sarà anche per il bunker di Zagaria, si muovevano pareti di cemento armato su binari. Quindi anche col martello pneumatico non saresti arrivato al bunker. Dovevi attivare lo spostamento di pareti di cemento armato. Si consegna, di fatto, e emerge la sua vita, la sua biblioteca su Napoleone Bonaparte, i suoi quadri, l'ossessione verso figure storiche, definirei autoritarie o di comando. E Francesco Schiavone, da allora, dal 1998, è in carcere. Ed è in carcere da capo, da vertice. Il clan è diviso in due, lui e Francesco Bidognetti, come dicevo, e sopravvive anche alla marea del pentimento, perché Carmine Schiavone, suo cugino zio, l'uomo che l'aveva allevato ai tempi di Bardellino, gli aveva insegnato a guidare, gli aveva insegnato a sparare, si era pentito perché non l'avevano reso capo, era diventato Sandokan. E Sandokan riesce a sopravvivere alle dichiarazioni di Carmine, che sta svelando i rapporti politici, e non uccide i parenti di Carmine Schiavone, non mette le mani in quel sangue perché è il suo sangue, e per dimostrare che non ha bisogno di uccidere pentiti perché quelli stanno mentendo. Non mi pentirò mai, scriverà un giorno a un giornale locale. Succedeva anche questo, Schiavone diceva qual era il suo giornale di riferimento. Un giorno scrive a un giornale locale dicendo che si disabbonava dal giornale rivale che era sempre stato il suo giornale di riferimento, giornali attraverso cui mandavano sempre informazioni al clan, alla politica, al paese. Ebbene, in quella lettera dice: sono ben felice di scontare questi anni di carcere perché non mi nutro di carne umana, cioè i pentiti che si vendevano le persone. E oggi si pente, collabora con la giustizia. Attenzione, pochi anni fa si era pentito suo figlio Nicola, il delfino, poi si era pentita la moglie, poi l'altro figlio, Walter, che porta lo stesso nome di suo fratello, Valterino. E ad agosto uscirà suo figlio Emanuele libero, pronto a prendere le redini del clan, ma ora non sarà più così. Quando un capo si pente, indipendentemente da cosa dirà, rinuncia alla sua leadership, rinuncia allo scettro. Già l'ha fatto Antonio Iovine, un altro capo del clan dei Casalesi, e comunque sempre sottoposto a Sandokan. Ma è un vero pentimento? Sgombriamo il campo, Sandokan non è l'antistato. Assolutamente, chi continua a spendere questa parola sta ragionando su un equivoco. La camorra, la 'ndrangheta, la mafia non sono l'antistato. Sono una parte dello Stato. E c'è poi un'altra parte dello Stato che prova a contrastarli e un'altra parte, la più numerosa, la più ampia, che è equidistante dai due. A volte conviene stare con loro, con questa parte di Stato, a volte conviene stare con la parte antimafiosa dello Stato. Bene, questo Sandokan lo sa. Se solo davvero dicesse tutto, dovrebbe raccontarci del rapporto con la politica. Ricordo che il clan dei Casalesi è stato uno dei pochissimi gruppi criminali ad avere un suo riferimento direttamente ai vertici dello Stato, il sottosegretario all'economia Nicola Cosentino, attualmente in carcere. Sandokan racconterà tutto questo? Farà come altri, cioè che in fondo ribadirà quello che sappiamo già? Laddove non abbiamo delle prove su qualche vecchio omicidio e lui ce le fornirà, confermerà cose che gli indizi hanno già di fatto svelato, ma non c'è ancora sentenza, solo questo? Farà solo questo in maniera furba perché dopo 26 anni di carcere duro, 41 bis, dopo 26 anni di carcere duro, Sandokan ha capito
che l'unico modo per aggirare l'ergastolo ostativo, cioè se sei mafioso e sconti la pena massima, cioè 30 anni, non esci, per aggirare l'ergastolo ostativo, quindi si pente per poter uscire, è questo che sta facendo? Sa che lo Stato in questo momento, come competenza, come investimento, come attenzione, è completamente sfornito rispetto al passato nel contrasto alle organizzazioni? Con sfornito intendo dire che non lo pone al centro del dibattito, sono altri temi. E quindi sa che potrà dare poche cose, poche pochissime cose, e far passare il suo pentimento come la resa? Sono molto preoccupato che questo accada. Che non ci farà mai, come non ha fatto Iovine, trovare i soldi veri della Camorra, ma spiccioli. Che non racconterà davvero delle alleanze dell'impresa, ma dettagli degli anni 80 e 90. Storie di faide, che di fatto sono state svelate. Accadrà questo? È una strategia furba? Temo di sì. Però potrebbe non esserlo. Se gestito bene, se davvero Schiavone ha deciso di salvare la sua famiglia, con salvare si intende non far fare l'ergastolo a ogni suo singolo figlio, magari ci sorprenderà. Non credo, ma potrebbe succedere. E in quel caso sarebbe una rivoluzione unica, la sua collaborazione, unica.